Come primo video del 2018 parlerò di uno dei Pokémon preferiti dagli appassionati di insetti e uno di quei Pokémon su cui non si può rimproverare poi troppo. L'ultimo Pokémon coleottero della seconda generazione, per quest'ultima puntata della stagione di Do You Know Bug Pokémon? Bentornati miei cari verdastri e bentornati anche ai nuovi video del canale. Dopo l'imperscrutabile Pokémon Muffa di nome Shuckle, arriviamo all'ultimo Pokémon coleottero della seconda generazione. Uno dei Pokémon tra i vostri preferiti da quello che ho capito. Sto parlando di Heracross, Pokémon monocorno di tipo coleottero lotta. Un altro dei pochi Pokémon coleottero effettivi, perché siamo chiaramente davanti a un coleottero scarabeide della sottofamiglia Dynastini, forse ispirato a una specie in particolare, e cioè Tripoxylus dicotomus, un coleottero dinastino dotato di corno cefalico diviso in due rami all'apice. Dicotomus significa esattamente diviso in due parti. Certo, per essere accostabile al 100% ad Heracross, questo Pokémon dovrebbe essere dotato anche di un ulteriore corno toracico dicotomo, però possiamo accontentarci, che dite? I classici problemi di un Pokémon troppo antropomorfo si rivedono anche in questo Pokémon, con gli occhi semplici e non composti e le sole quattro zampe. Questi errori si fanno in un certo qual senso perdonare, vista la presenza delle elitre e anche dello scutello, quella piccola porzione di esoscheletro situato sopra le elitre e in questo caso di forma triangolare. Un Pokémon insetto più che accettabile alla fine. Certo, dovrebbe avere anche una fase di larva e di pupa e quindi delle pre-evoluzioni che non sono presenti, però chi lo sa, magari prossimamente Heracross non dovrebbe neanche alimentarsi in realtà, dovrebbe esclusivamente combattere con gli altri maschi per riuscire ad accaparrarsi una femmina da fecondare e poi lascerebbe il posto ad altri. E dovrebbe esserci anche un pronunciato dimorfismo sessuale, con femmine dotate di molto poco o senza corno cefalico, cosa non vera in questo caso perché le femmine di Heracross sono comunque dotate di corno. L'unica differenza è che alla fine di questo corno hanno una forma di cuore invece della divisione in due rami. Heracross con la Heracrossite diventa Mega Heracross, restando di tipo coleottero lotta. Heracross con la Mega Evoluzione diventa un gigantesco corno semovente. In questo stato ottiene un enorme corno cefalico e ne acquisisce uno toracico, con una conformazione diversa. Ora potrebbe somigliare più a uno scarabeo Ercole di Nastes Hercules che a un Tripoxylus. Mantiene gli stessi problemi della sua pre-evoluzione, anche se adesso potremmo anche equipararlo a Braccio di Ferro per la conformazione delle sue zampe anteriori. Comunque sia, il terzo paio di zampe continua a latitare come non spuntano gli occhi composti. Heracross in definitiva è un gran bel Pokémon e potrebbe essere diventato anche il miglior Pokémon entomologicamente parlando se avessero avuto delle accortezze in più. Parliamo invece del suo dualismo con Pinsir per la ricerca delle fonti di cibo. Entrambi si nutrono di corteccia d'albero e abitano habitat forestali e quindi trovarsi e bisticciare è inevitabile. Io a questo punto mi chiederei come mai nessuno dei due è riuscito a fare quel passetto per trovare un nuovo habitat oppure una nuova fonte di cibo. E il tempo penso che l'abbiano avuto, però stiamo sempre parlando di un mondo immaginario e non di quello reale, dove è sempre l'evoluzione ad avere l'ultima parola. E comunque penso che quello a dover trovare nuovi habitat o fonti di cibo sarebbe stato Pinsir. E con questo la seconda generazione di Pokémon coleottero arriva al termine. Ora partirà la terza, quella col primo tipo doppio acqua coleottero e quello col primo Pokémon fossile di tipo coleottero. Ci vorrà un pochino per farla partire, ma non dubitate. Per vedere cosa ne uscirà, vi basterà seguirmi nei social che trovate sempre in descrizione e porvi continuamente la domanda: Do you know bug Pokémon?